Lionello d'Este è il nuovo signore di Palazzo Madama. Il marchese di Ferrara ha conquistato la città sabauda e la casaforte degli Acaia in Piazza Castello lo celebra esponendo il suo ritratto, realizzato da Antonio Pisano, detto Pisanello, nel 1441. Ed è un artista molto apprezzato e molto celebrato anche dai letterati contemporanei, che spesso parlano della sua abilità del riprodurre il dato di natura nei suoi dipinti, nei suoi disegni, che sono anche molto raffinati, molto, molto noti, molto ben conservati. Quello che è appena arrivato in città è un vero e proprio capolavoro del Rinascimento italiano. Il piccolo quadro, di dimensioni 28x19 cm, è dipinto a tempera su tavola. La storia stessa dell'opera è curiosa. Fu realizzata in occasione di una sfida tra Pisanello e un altro artista, Jacopo Bellini. L'idea della competizione documenta l'alta considerazione raggiunta dalle arti figurative nelle corti italiane del 400, un tessuto culturale vivo fatto di pittori e mecenati. Lionello d'Este è raffigurato di profilo. Il volto luminoso si staglia sullo sfondo blu del cielo, segno della fierezza del marchese di Ferrara. Una dote sottolineata anche dalle bordure di velluto e dall'abito a fili d'oro. Sì, l'arte va nutrita e soprattutto dobbiamo in questi momenti nutrirci di arte, penso che ci possa aiutare ad andare avanti anche nei momenti di crisi come questo. Il ritratto di Lionello d'Este raccoglie il testimone lasciato dalla Madonna col Bambino di Michelangelo, che Torino ospitò nella stessa sala, la corte medievale di Palazzo Madama, l'inverno scorso. L'ingresso è gratuito e i visitatori sono liberi di lasciare un'offerta. Nel 2011 sono stati raccolti 16.000 euro. Una cifra che ha permesso di far arrivare dall'Accademia Carrara di Bergamo l'opera di Pisanello. Informazioni ed orari di apertura sul sito www.palazzomadamatorino.it.